Salve a tutti, benvenuti a questo video che rappresenta una prosecuzione, diciamo, dettagliata rispetto ai video sul narcisismo che ho precedentemente fatto. I video sul narcisismo, sulle tecniche di manipolazione e soprattutto su come le vittime devono difendersi e su come riconosciamo il manipolatore. Questo è un video particolare che mi è stato chiesto, anzi già invito a postare i commenti sotto lo spazio dei commenti o addirittura sulla pagina Facebook Studio di Psicoterapia e Mediazione Familiare, la dottoressa Angela Ganci. Perché? Questo video è particolare perché andiamo nel dettaglio delle tecniche di manipolazione. Prima definiremo cos'è la manipolazione e poi vedremo che la manipolazione sostanzialmente è una modalità di influenzamento del comportamento altrui, del comportamento del singolo o anche del comportamento del gruppo, di un gruppo determinato, quale per esempio appunto il gruppo, noi utenti per esempio della TV, noi utenti di internet, con cui dobbiamo destreggiarci e barcamenarci quotidianamente. Tutti siamo manipolabili, non proprio tutti, certuni con gradi di diversa intensità, ma tutti siamo costantemente manipolati. Andiamo al concetto di manipolazione. Allora, la manipolazione non è altro che un comportamento di influenza di un manipolatore nei confronti di un manipolato. In questo modo, con questo comportamento, il manipolatore fa in modo che il manipolato pensa o si comporti come vuole il manipolatore. Ecco, quindi abbiamo una circuizione, per così dire, della volontà, ma con gradi differenti. Significa che non è soltanto la manipolazione di tipo perverso, che abbiamo visto una manipolazione di tipo psicopatico, secondo cui il manipolatore psicopatico è un personaggio molto ambiguo, che all'inizio si presenta con una faccia bella, ricordatevi il narcisista, ma che poi successivamente cala la maschera e si mostra con i suoi intenti approfittatori, con i suoi intenti amorali, volendo far fare alle persone delle cose poco morali, comunque non tanto volendo tanto gli interessi il manipolatore psicopatico, quanto volere un potere psicologico, morale e anche pratico sul lato, fino ad arrivare alla violenza. Ma esiste anche una manipolazione tipo benevola. Una manipolazione tipo benevola è quella per cui a un certo punto una persona porta un'altra a fare determinata azione o a pensare in un determinato modo per il proprio bene. Due esempi classici, un esempio da parte di un padre, un esempio da parte di una coppia. Quando il padre dice effettivamente a un figlio, ad esempio Luigi, tu quando vuoi lavarti, ad esempio, vuoi farti la doccia, non so, oggi o stamattina o stasera. In realtà il padre dà per scontato che il figlio deve farsi la doccia, ma non è il caso di un figlio adolescente che non vuole fare la doccia, ad esempio, no? Allora il comportamento viene indotto, non si mette in discussione il fatto che faccia la doccia. Ecco, l'effetto della manipolazione, si induce un comportamento voluto dal manipolatore, ma soltanto un dettaglio quando. O ancora un marito che dice alla moglie, cara, ma a fine settimana dove vuoi andare? In montagna o al mare? Non si mette in discussione il fatto che effettivamente si debba andare da qualche parte, si debba fare una vacanza. Non è scontato, ma il manipolatore fa in modo che lo sia. Quindi sono questi piccoli messaggi, poi è difficile effettivamente dire di no per come lo imposti. Ecco, le tecniche di manipolazione si basano molto sul fatto che un certo messaggio venga dato in un certo modo piuttosto che in un altro, di modo che è difficile che l'interlocutore dica no. E andiamo sulle tecniche. Alcune tecniche di manipolazione molto famose, queste anche in pubblicità, di solito sono famose per esempio tra rappresentanti commerciali, diciamo nelle tecniche di vendita. Tecnica, penso che molti la conoscano, del piede della porta. Allora, tecnica del piede della porta, tecnica di manipolazione molto nota, psicologia sociale, è stata studiata, consiste nel fatto che il manipolatore proprio fisicamente mette il piede nella porta, cioè entra dentro la casa del manipolato a punta di piedi. Chiedendo un piccolo favore, ad esempio, mi puoi prestare 1 euro, faccio un esempio, per poi arrivare insensibilmente ad aumentare la dose di richiesta, ma facendo in modo che un piccolo favore venga percepito dal manipolato come poco importante, come poco dispendioso, ecco, e a mano a mano l'escalation. Quindi è una tecnica molto nota per cui da un piccolo favore si arriva ad un altro, di solito è efficace. Un'altra tecnica che prima ho anticipato, del sei libero di, per esempio, potremmo dire quindi alla persona tu sei libero di fare una determinata azione, però in effetti sai che da questa azione deriva una conseguenza negativa, quindi in realtà non sei libero perché ti mettono nelle condizioni di pensare addirittura che ci sia una conseguenza negativa, quindi in realtà la libertà è poco presente, questa è una tecnica magari un po' subdola.
Andiamo su un'altra tecnica, la tecnica dell'adescamento, ad esempio. La tecnica dell'adescamento si danno delle informazioni parziali o si omettono delle informazioni, diciamo, adescando appunto, attraendo la persona con dei benefici non proprio ottimi per come si voleva intendere. Omettendo un particolare, un esempio. Tecnica pubblicitaria, si vende un appartamento 500 metri vicino al mare. Omettendo che, per esempio, anche lì vicino c'è, per esempio, una stazione ferroviaria, e allora lì chiaramente non è un beneficio, non è un ottimo beneficio perché si omette una parte della verità, o addirittura si omettono delle grandi verità. Insomma, in questo caso c'è una manipolazione perché il manipolato non può valutare tutti gli elementi e quindi dire effettivamente sì, è vantaggioso o meno. Quindi viene, appunto, diremmo noi, preso in giro, manipolato. Sempre per indurre un comportamento verbale in manipolatore, questo circuizione della volontà per omissione. Un'altra tecnica è il contatto fisico, si è visto che se io parlo con l'interlocutore e chiedo ad esempio un favore, nel frattempo gli tocco la spalla o attuo un contatto eye to eye, cioè occhio con occhio, lo guardo fisso, gli sorrido e quindi lo adulo in un certo qual modo, è più semplice e più facile che questa persona dica di sì. Ma abbiamo visto la bombing nel caso del narcisismo. Se io bombardo una persona di amore, è chiaro che quella persona può dirmi di sì rispetto a tutta una serie di circostanze. Può dirmi di sì rispetto ad un favore, sempre con l'escalation detta prima. Un'altra tecnica, tra tutte le varie tecniche, ce ne sono tantissime, diciamo, di manipolazione utilizzate in pubblicità, utilizzate comunque, diciamo nel rapporto one to one, nel rapporto. Però un'altra tecnica, però qui andiamo, diciamo, nella tecnica del manipolatore perverso, si chiama tecnica del gaslighting. Questo probabilmente non l'ho detto in termini propriamente tecnici durante la discussione del video sul narcisismo. Ma la tecnica del gaslighting che sostanzialmente corrisponde alla parte del narcisismo demolitore della persona di distruttivo della sua autostima. Consiste nel fatto che il manipolatore denigra la persona, non solo denigra la persona e la svaluta, ma addirittura fa apparire denuncia di non aver, dichiara di non aver detto qualcosa che in realtà ha detto, proprio per far confondere la vittima, per farla addirittura sembrare pazza. Quindi poi per esempio se avesse veramente detto il manipolatore una determinata volta andiamo per esempio in vacanza e la vittima dice tu mi hai detto che andiamo in vacanza, ma lui poi dirà no, ma io non l'ho mai detto. Questo è un modo per far confondere la percezione della vittima, per fare addirittura pensare che è veramente pazza. In questo caso la manipola perché induce un comportamento in questo caso di addirittura di scuse, di vittimizzazione, fa pensare che davvero non, fa pensare alla vittima che forse si è sbagliata lei, però qua siamo nella fase della manipolazione perversa e distruttiva. E quindi tecnica dell'adescamento, abbiamo detto, tecnica del contatto fisico, tecnica del piede nella porta, tecnica del love bombing e tecnica del sei libero di. Esisterebbero tante altre tecniche che enunciarle, dico, sarebbe anche dispendioso come tempo, ma tutto quello che quindi, che non mi interessa dire è che da una manipolazione benevola come quella del andiamo in vacanza dove, sempre per il bene della persona, ma la possiamo usare con la manipolazione benevola, lo dimenticavo, anche nel caso che volessimo far seguire una persona una dieta, ok? Quindi se abbiamo delle tecniche per evitare che quella persona ingrassi, ad esempio potremmo dire, ma cosa mangi? Carote o verdure? O carote o patate? Ma cosa fare? Non proprio patate, perché non sono poi dietetiche. Carote o finocchi? Ecco, poniamola così. Poniamo la persona di fronte ad una scelta non scelta. Sceglie il manipolatore e lasciamo quel margine di scelta, in questo caso per il bene della persona. Quindi nel caso della manipolazione benevola, cioè del manipolatore benevolo, non abbiamo una vittima. Nel caso del manipolatore interessato e perverso, abbiamo una vittima. Una vittima con delle caratteristiche, qui un po' mi ripeterò rispetto al narcisismo, ma la vittima è quella che capisce, la vittima è quella che vuole aiutare, la vittima è quella che ha la sindrome della croce rossina, la vittima è quella che beve peroracolato tutto quello che il manipolatore dice, la vittima è quella che non può stare senza qualcuno che le dica quanto sei bella e quanto sei brava. Quindi, nel momento in cui noi effettivamente ci facciamo manipolare,
Siamo predisposti a che la nostra autostima dipenda da quella persona, perché poniamo in essere il fatto che quella persona è più importante, è più brava, è più forte, e noi non possiamo fare altro che soccombere e che aderire alle sue richieste. Come spezziamo la manipolazione? La spezziamo fermandoci, chiedendo in quel momento: ma io voglio fare questa cosa. Se per esempio qualcuno mi può chiedere anche un piccolo favore, tecnica del spiedere nella porta, ma sono disposta a concedere il favore, è possibile che in quel momento io non lo sia, perché magari ho i miei problemi, perché non mi va, o perché quella persona non mi ispira fiducia. Ok, questo dobbiamo dire a noi stessi, va bene dire in maniera assertiva, facendo valere i miei diritti, dicendo semplicemente no grazie, è un favore che potrei fare, ma in questo momento non mi va di farlo, non per te, non vado contro di te, ma nel mio interesse è di non farlo. Quindi non empatizziamo troppo con il dolore altrui, specialmente persone che non conosciamo perché non sappiamo chi sono. Vedi i rappresentanti, mi viene in mente tante storie di tanti anziani che, per esempio, soli, ecco, per esempio, veramente bisogna di qualcuno, aprono la porta degli emeriti sconosciuti anche fidandosi un po' troppo. E allora lì veramente abbiamo le vittime, abbiamo le morti, ma è questo il concetto. E se ad esempio, ecco, nel rapporto di coppia, so che è un po' complesso, nel rapporto di coppia, magari non proprio idilliaco, e allora la moglie o il marito vogliono effettivamente uscire, non sanno come dire, non sanno come chiedere all'altro: vuoi uscire? Perché hanno paura di un no, e allora usano la tattica dove vuoi andare in mare e in montagna. Se io veramente non voglio uscire, è giusto che io dica in maniera assertiva, ovvero senza aggredire, ma senza neppure dire di sì quando vorrei dire di no: no, questa settimana non mi va. E la si discute, sul dialogo si basa tutto. Certo, un po' più difficile dire no è anche controproducente nel caso, per esempio, del lavarsi, come dell'adolescente di cui prima. Quindi chiaramente noi parliamo di una manipolazione di tipo più o meno benevolo. Certamente a noi interessa, a tutti noi interessa non essere vittime e dire di no proprio quando la persona che abbiamo davanti, il manipolatore, non ci sembra tanto chiaro, non ci sembra tanto limpido nelle sue attenzioni, ovvero dà troppa attenzione all'inizio, vedi la bombing. Quindi quando la persona, sì, anche siamo state delle sue lusinghe, ma non ci sembra molto chiaro perché voglia darci tutte queste lusinghe, quindi ci sono i campanelli d'allarme del tipo: ma cosa vorrà in cambio? Ecco, quella vocina istintiva facciamola suonare, rivolgiamoci in caso di specialisti o un nostro amico o una nostra amica per raccontare un fatto un po' strano. Quindi funziona più di pancia e non più di istinto. Proteggiamo noi stessi, soprattutto quando ci sono dei figli, quando c'è una famiglia costituita, e appunto gli avventori, i vampiri emotivi, di cui narcisista è un esempio, lo psicopatico. E poi, facendo leva su questi sentimenti, sul nostro sapere dire di no, sul nostro aderire alle anche convenzioni sociali, perché ad esempio dire di sì è una buona norma, ma nessuno l'ha mai detto che di sì è una buona norma. Si può dire di sì quando la cosa la si può fare, la si vuole fare, ma quando una cosa non la si vuole fare perché non si è pronti, succede che poi, tecnica del piede nella porta, se io dico di sì, è probabile che qualche altra volta la persona me lo richieda, e allora è davvero, ha già scavalcato un muretto, e quindi a noi viene sempre più difficile dire di no. Quindi una forte autoconsapevolezza, porre dei limiti, eventualmente posticipare un favore, ma mai dire qualcosa, cioè essere troppo passivi, dire di sì quando si vorrebbe dire di no, perché poi il problema è che la responsabilità la si deve prendere anche in volte successive. E a volte il manipolatore, anzi spesso il manipolatore, dirà: tu mi hai detto prima di sì, perché adesso mi dici no? Addirittura ci indurrà, se è un manipolatore vero, il senso di colpa. Quindi attenzione ai nostri bisogni, senza essere troppo passivi, anche perché poi si rischia, nel momento in cui veramente si voglia dire di no, di essere aggressivi, passare dalla passività all'aggressività, e risorgere magari una relazione che potrebbe anche avere dei lati positivi. Quindi la domanda che vi pongo è questa: conoscete altre tecniche? Oltre a queste tecniche, ce ne sono anche altre per la pubblicità. Questo scorcio che ho voluto dare è perché tutti siamo manipolati, tutti siamo manipolabili. Dico, la pubblicità ci manipola nel senso che estorce il consenso, estorce anche subliminalmente il consenso, e questa è una cosa che è venuta adesso estemporaneamente. La politica, le parole belle estorcono il consenso. Quando noi siamo distratti, no? Stiamo facendo i suoi lavori di casa e passano dei messaggi subliminali, ad esempio in TV. Faccio un esempio: la famiglia del Mulino Bianco, Barilla. Anche se queste immagini sembra quasi che non colgano la nostra attenzione, no, colgono l'attenzione a livello subliminale. Cioè, noi siamo molto portati a vedere la casa del Mulino Bianco e di associarlo
alla famiglia perfetta, quindi compri il mulino bianco e allora la tua famiglia sarà perfetta. Questa cosa influenzamento tra il mulino bianco possa quasi tendere rispetto alla famiglia, ovviamente questa è un'utopia perché è un accostamento fatto apposta, appunto per indurre un desiderio, quindi per manipolare le convinzioni e per generare tra l'altro anche false convinzioni, tecniche pubblicitarie. O anche determinato profumo che accoppia ad una donna molto affascinante, come quasi che ci fosse un influenzamento per cui il profumo fa diventare più belle. Cioè, ovviamente questi sono degli accostamenti arbitrari, ma fatti apposta per manipolare il nostro consenso, cioè per indurre noi a comprare quel prodotto perché ci fa credere illusoriamente di diventare belle. Faccio un esempio con quel profumo o con quella linea intima o con non so, con quel make-up particolare. Vedete, perché le pubblicità sono tutte piene di questi slogan, come d'altronde anche alcuni slogan politici, della votatemi in quanto io opto per la famiglia, con degli slogan che a volte, se vedete, gli slogan sono sempre alla fine gli stessi, sono quasi dei cliché. Quindi la vittima, e mi collego al concetto di cliché, segue dei cliché, non ha un pensiero critico, non sa dire di no, invece di agire reagisce. Quindi dice sì, ma in realtà questo sì non è molto convinto. Non è abituata a ragionare, ha paura di essere abbandonata e quindi di dire di no e di perdere, per esempio, una potenziale amicizia. Quindi coltiviamo l'autostima, coltiviamo la resilienza e soprattutto postiamo i commenti, mi raccomando, su esperienze vissute, su altre tecniche che avrei potuto dimenticare perché sono veramente tante. Sempre in versante antimanipolativo, siamo sempre noi stessi perché se non c'è una forte idea, coerenza di noi stessi, chiunque può dirci cosa siamo e noi verremo però curato tutto e sostanzialmente non faremo altro che metterci a zappa sui piedi e non vivere la nostra vita in maniera dignitosa. Grazie, arrivederci e alla prossima.